Siamo con il nuovo direttore sportivo del Rimini, Ivano Pastore. Allora gli chiediamo innanzitutto come è maturata la scelta di arrivare a Rimini. Diciamo che c'erano determinate situazioni in piedi, anche in Lega Pro, però avere la possibilità di arrivare a lavorare in un posto come Rimini, una piazza importante, e avere la possibilità di costruire un qualcosa di personale è stato l'ago della bilancia, quindi non ci ho pensato due volte. Il progetto che le è stato presentato dal presidente De Meis è un progetto importante, ha detto. Ma qui si fa la Serie D, ma bisogna farla per vincere, è chiaro. Quindi un progetto deve essere per forza importante. Come diceva il presidente un paio di volte quando abbiamo parlato, mi diceva che vorrebbe creare un qualcosa di duratura che vada nel lungo. Io mi auguro che con il mio lavoro e la mia professionalità possa far parte di questo progetto e rimanere a lungo. Adesso è stato fatto il primo step, che è quello di venire a Rimini e la sua ufficializzazione. Ora toccherà all'allenatore, che sarà Campilongo. Sì, arriverà stasera, si incontrerà con il presidente, una volta firmato il contratto magari sarà presentato. Credo che non ci siano problemi, è stato l'allenatore scelto giusto per il semplice fatto che non ha mai chiesto il Rimini che se potesse ambire a un salto di categoria tramite ripescaggio, ma è mentalizzato per poter fare la Serie D e vincere, la cosa che ha fatto due anni fa ad Ischia. Si parla anche di alcuni giocatori che potrebbero accasarsi, restare o tornare a Rimini, e soprattutto Scotti e Ricchiuti. Sì, sono due ottimi giocatori, sono due professionisti seri, l'hanno dimostrato credo in giro per l'Italia. È chiaro che per costruire un qualcosa di importante bisogna fare degli step. Il prossimo step è quello dell'allenatore, poi si parlerà con l'allenatore e si deciderà se Ricchiuti o Scotti possono fare al caso del Rimini. È chiaro che, come dicevo all'inizio, siamo nella fase embrionale dove cominciamo a pensare quello che dobbiamo fare. È chiaro che una volta deciso ciò che dobbiamo fare, si accelererà un po' su tutto, anche perché fra 20 giorni, 25 giorni si partirà in ritiro.